Non pensare al tuo corpo dopo la sua fine, ma pensa al fatto in sé. Ecco, io oggi voglio farmi portavoce totale di questo messaggio che sto divulgando all'Italia intera. Ed è quello appunto di non soffermarti al tuo corpo per quanto riguarda la tua esistenza, o meglio per quanto riguarda la tua morte, perché ti ricordo che tutti gli esseri viventi prima o poi devono morire. Ma in molte persone è sviluppato il pensiero morboso, ossessivo, compulsivo della morte. E quindi dico, non pensare alla morte, ma pensa, non pensare, scusami, al corpo, al tuo corpo, la fine che farà. In genere il corpo si decompone se non è stata disposta la cremazione, se non è stata decisa la cremazione in vita, ma si può proporre la inumazione o la tumulazione. Ebbene, appunto, il corpo viene ovviamente quindi a decomporsi, una decomposizione che chiaramente c'è, che ovviamente ci sarà, che ovviamente è palese per quanto riguarda il corpo umano. Ma pensa invece all'evento, pensa invece alla morte come qualcosa di liberatorio, come qualcosa di bello, come qualcosa in cui tu sarai libero di vivere, tu sarai libero di andare, uscire fuori, far uscire fuori dal tuo corpo l'anima, l'anima che andrà in cielo, l'anima che si congiungerà al cielo, che raggiungerà San Pietro, che ti accoglierà, ti aprirà la porta grazie alle sue chiavi, e sopra ci saranno tutte le nuvole e tu insieme a Dio seduti su due nuvole diverse ma vicine, che farete un bellissimo brindisi, magari con una birra in mano, e Dio ti dirà, ecco, questa è stata la tua vita. Guarda la tua vita per come si presenta, quello che è stata, e soprattutto ricordati, ora che sei qui, che sei in un posto sacro, ed evita di bestemmiare, ovviamente, in mia presenza. Ecco, io chiaramente ho voluto, diciamo così, scherzare, io chiaramente ho voluto, diciamo così, raccontare, tra virgolette, come una favoletta, anche per non spaventare nessuno e per pensare in positivo alla vita come qualcosa, alla morte, scusatemi, come qualcosa di aurico, di fiabesco, di favolistico. Bene, quindi ripeto, pensa così per non scoraggiarti, per non cadere in depressione, per non cadere in paura, in terrore, in angoscia, in ansia e nel tormento. Pensa invece alla vita e alla morte, scusami, come una liberazione, come un evento che capita a tutti e che è diverso rispetto al corpo. Il corpo rimane qui sulla terra, ma è l'anima che sale al cielo, che va a trovare Gesù, o meglio Dio. Pietro ti apre la porta del cielo, la porta dei cieli, e tu, insieme a Dio, con una birra in mano, ti fai un goccetto e guardi nell'infinità delle cose quella che è stata la tua esistenza in questo pianeta, la Terra. Un'esistenza umana, un'esistenza terrena. Grazie, un saluto, il video termina qua e al prossimo video.